Siamo con un altro cittadino di Foggia che ha appena conferito i rifiuti. Sa che è partita la raccolta differenziata, il futuro nelle tue mani, che prevede anche la raccolta differenziata di organico? Ne sono al corrente. Come è stato informato? Seguendo i TG locali, anche se l'informazione secondo me è stata insufficiente, ma anche proprio i cassonetti sono insufficienti, il servizio nella sua totalità è secondo me è insufficiente, come è stata sviluppata è, diciamo che è uguale a 30 anni fa. Quindi mi pare di capire che non è proprio d'accordo al contratto che la commissione straordinaria di 9 anni ha affidato ad Amio per il servizio di igiene urbana. Su giudicare dico che se guardiamo gli ultimi anni lascia desiderare, vediamo nei prossimi mesi cosa attuerà l'Amio per migliorare i servizi e quant'altro. Lei ho visto che diciamo, ha differenzia già da tempo i rifiuti? Da 10 anni ormai, portandolo anche a mia madre e mio padre, anche a casa di amici, ho sempre spinto per fare la differenziata, insomma. Vedo che però è rimasto con una busta di bottiglie in mano, perché? Non trovo più il cassonetto del vetro, prima c'era, non c'è più qui. È sparito. Infine, un'ultima cosa, pensa che siano sufficienti un carrellato per l'organico per un quartiere così popoloso? No, assolutamente non. E infatti mi sono messo a ridere quando l'ho visto, per cui piccolo e unico, per cui aspettiamo i prossimi mesi, per adesso è insufficiente, come è stato negli anni precedenti, nell'ultimo contratto scaduto e oggi rinnovato dai commissari, vedremo nei prossimi mesi. Per chiudere, c'è chi dice che la campagna di comunicazione per un servizio che è partito ieri e non andava lanciata 3 giorni fa, ma un mese fa almeno. Almeno per informazione, così di solito è così, si fa così. Vedremo nel giudicare i prossimi mesi. Non diamo giudizi affrettati, però intanto è sotto gli occhi di tutto la situazione. La ringrazio, buona giornata.